un aggiornamento sulla situazione, su come viene vissuta in questo momento e quali sono un pochettino i nostri dati. Allora, innanzitutto il COC è stato già attivato da un paio di settimane e per l'esattezza quando abbiamo avuto contezza del primo caso positivo. In assenza di disposizioni specifiche è necessario comunque confrontarsi con gli altri sindaci, nel senso che, come sappiamo, non è stato attivato il COM, quindi il Comitato Misto. Quindi siamo noi che cerchiamo di avere un contatto costante con gli altri sindaci del territorio della zona omogenea per confrontarci sull'applicazione delle norme che ci provengono dai vari decreti. Alcune operazioni che sono state fatte sul territorio. Per quanto riguarda la sanificazione, si tratta di una sanificazione al momento mirata alle aree di interesse pubblico di effettiva interazione tra le persone. E più specificamente l'aumento della sanificazione degli ascensori pubblici, i due della stazione e quello esterno dell'ospedale, oltre a un intervento mirato sulle aree ecologiche, sulle isole ecologiche e sulle pensiline delle fermate dei mezzi pubblici, a cadenza settimanale, nel pieno rispetto peraltro delle comunicazioni ISPRA dello scorso 18 marzo. Abbiamo creato una serie di numeri utili per la popolazione, fra i quali il principale è lo 0125 410 216, al quale si può accedere per avere tutte le informazioni, principalmente su tutti i servizi per la popolazione, come la consegna della spesa a domicilio, dei farmaci, o anche un rimando verso i servizi fatti dalla Croce Rossa per il trasferimento di pazienti che hanno bisogno di visite urgenti. Tali informazioni si trovano anche ovviamente sul nostro sito che è www.comune.ivrea.to.it. Abbiamo questa mattina aperto un conto corrente sul quale si possono versare dei contributi destinati che verranno poi girati al conto corrente dell'ASL 4, al conto centrale, con specifica indicazione per emergenza Covid con ospedale di Ivrea. Inoltre, come comunicazione, stiamo dando una continua comunicazione, anche video, in cui aggiorniamo i cittadini sulle azioni messe in campo a seguito dei vari decreti e delle varie ordinanze. Stiamo sensibilizzando i cittadini a rispettare il distanziamento sociale e ad evitare assembramenti non solo nelle aree pubbliche, ma anche in aree private, come ad esempio i giardini ed i cortili delle case. Direi che questo un po' a grandi linee è quello che stiamo facendo in questo momento.